Un anno e mezzo di pandemia, ecco, questa che è sicuramente un'eccellenza del territorio aretino, toscano, com'è andata? È andata che è stato un anno e mezzo difficile sotto tanti punti di vista. Il primo è quello dei rapporti umani all'interno dell'azienda, lo smart working, il lavoro a distanza, il telelavoro, la distanza fra i ragazzi, l'organizzazione di tutta questa forza lavoro che comunque per noi era importante, è stata non semplice. Ci siamo, come ho detto, difesi bene sul mercato, il mercato a cui principalmente noi siamo legati, che è quello dell'automotive, per noi si è dimostrato, nonostante tutto, un mercato che quella domanda non è calata così tanto quanto si sentiva dire quanto si leggeva sui giornali o si sentiva dire dalle televisioni. Il Teddy ha continuato a mantenere stabile il livello occupazionale e per quanto ci riguarda, nonostante ci sono state delle sofferenze, ecco, però è stato un anno e mezzo che ci ha permesso di tranquillamente di andare avanti, pianificare il futuro, pianificare i nuovi investimenti e continuare appunto a operare quasi a regime. Oggi, tutt'oggi siamo a regime, anzi il Teddy ha superato il livello 2019, che è l'anno di riferimento ovviamente, perché il 2020, l'anno Covid, non è da prendere in riferimento, e quindi i primi mesi del 2021 possiamo dire con cauto ottimismo che ci sono dei segnali interessanti, incoraggianti, anche se ancora sono abbastanza deboli per poter pianificare una ripresa massiccia, almeno per quanto ci riguarda. Quindi i segnali ci sono, bene che ci siano, però è molto ancora il mercato è molto, molto suscettibile, il mercato dell'automotive soprattutto adesso che è anche soggetto ad altre crisi, per esempio quello dei semiconduttori che stanno impedendo la consegna delle auto. Se lei va a comprare un'auto, il tempo di consegna adesso di un'auto di media cilindrata è intorno agli 8 mesi, il che è paradossale. Però ecco, a parte questi fattori un po' strani, siamo contenti, stiamo lavorando e ovviamente stiamo investendo sempre nel nostro prodotto per ampliare e potenziare appunto la penetrazione del prodotto nel mercato. Insomma, un'eccellenza del nostro territorio di cui andare fieri e che, ecco, io credo mantenere il livello occupazionale, anzi fare meglio del 19 in questi primi mesi del 21, non era così scontato. Insomma. Assolutamente no, non era per niente scontato. Mantenere quello che è stato e ritornare ai livelli immediatamente successivi, antecedenti nel 2019. Però l'unica problematica è il contesto in cui ci troviamo, perché ad esempio il personale lo dobbiamo tutto formare in questa azienda da zero, perché non c'è la mentalità da queste parti dell'azienda meccanica, della specializzazione. Anche la scuola sforna ogni anno pochi ragazzi che possono venire a lavorare già formati, quindi di conseguenza l'investimento dell'azienda, oltre che in macchinari, è anche e soprattutto sul personale, perché effettivamente questi ragazzi quando vengono ci vogliono mesi di tempo per poterli formare, capito? Quindi il contesto è questo, speriamo che, visto che non siamo soltanto noi come il Teddy, l'azienda metalmeccanica importante in Arezzo, provincia di Arezzo, ma esistono e iniziano a venire fuori anche realtà veramente interessanti, speriamo che anche le famiglie, anche i ragazzi si orientino in questo settore, perché è veramente importante per dare poi dei risultati alle aziende stesse.